grazie Angelo, grazie Angelo Maggi. Avete visto una parte di quello che sarà la mostra. Ovviamente Angelo non te ne andrai così senza colpo ferire. Adesso ce leggi un po', dai, 3-4 sonetti prima di andarcene, perché ce li meritiamo, siamo rimasti fino adesso e quindi ci meritiamo alcuni sonetti che mi sa che tu non avevi preparato, vero? No, hai capito. Allora sentiamo questi 5 sonetti, vero? 5, quanti vuoi? Ci va la notte, va la morte, tanto li conoscete tutti. Come sono le disgrazie, ecco le storie. Con quell'inferno uberto dell'ottava me ne tornavo da testa spaccata a settura indovabile vittoria. Come lì, proprio dal Palazzo Doria, so per salì Santa Maria inviolata, scivolo e te do un Cristo de cascata e batto a parte dietro la memoria. Stavo per terra a piani a vita mozza, quando con una carrozza da signore mi passò accanto a passo de parrozza. Ferma! Strillò al cucchiere un servitore. Ma un pocino che uscì dalla carrozza gli disse: avanti, alò, chi muore muore. Li becca morti. E che affari vuoi fare? Nessuno muore. Sto portaria cattiva è già finita. Tutti attaccati a sta ammazzata vita. Oh, va a fare il beccamorto con amore. Povera curtra mia, sta lì ammuffita. E si va di sto passo e qua il signore non allumina un po' qualche dottore. La professione del beccamorto è ita. L'annata buona fu nel 17. Allora sì, sta piazza era un bel vive, che i morti fioccavano a carrette. Basta, chissà. Matteo, ieri sera, mi disse che un beccamorto amico suo gli scrive che c'è qualche speranza in sto collera. È un sonetto che non credo si senta molto spesso. Il tartaglione arrabbiato. Chi è andato? Argento, Dio meno schiaffi e pugna Maria. Chi mi informa? Si a casa mia c'è cielo. Come dire che io rubo il fieno e vi astimo all'osteria? Finitela un po', falla via, o per bucero a c'è sereno. Mi spiego chiaro, s'altra meta, abbatate agli fattacci vostri, o c'è un bel bastone che fa specca. Ditelo puro a quelle scrofacce, a quei mostri delle vostre sorelle. Lo scilinguato. Oh, che di gatta! Chi tu? Che bullacca! Ne figli tu via, calo me cotta! Non sta bene il bottone quella vacca! Fimmi padone di casa non la cotta! Quando toppa niente dentro la botta, vedo che il pupo mio scivola e cacca! Io non me leggo più, chiamo Gallotta e butto il fitto dei melluzzi e l'acca. Poi vado per là, ma ne fa il pacco, pum, chioppo in tella e do la testa al muro. Ma il pericolo mio te ce lo scappo. Quello che mi buttava, e te lo giuro, era la fetta di farfalla gatto. Del letto, lo fai Dio, si me ne culo. Vabbè, l'ultimo, li vicari. Qua c'è un vicario e Dio onnipotente. C'è un vicario, vicario del vicario. E per ultimo c'è un vicereggente. Vicario, del vicario, del vicario. Ste distinzioni qui, tienetela a me,
per non sbagliare, vicario o vicario, che una cosa è vicario solamente, altra cosa è vicario dei vicari. Così è il primo comanda sul secondo, e il secondo sul terzo, e tutti poi comandano su tutto il mappamondo. Tira adesso le somme come vuoi, smuovi il pancotto e troverai nel forno che chi ubbidisce siamo sempre noi.